Martedì 29 gennaio, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Battito Giallorosso, una puntata che sarà ricca sicuramente di argomenti. È stata una tre giorni assolutamente estenuante. Sabato è iniziata la polemica con la conferenza stampa di Zeman, una conferenza in cui l'allenatore ha attaccato direttamente la società. La risposta è avvenuta dopo la partita con il Bologna, un altro pareggio, tanti argomenti di cui parlare. Sabatini ha colto l'occasione nella giornata della presentazione di Torosidis, di fatto ha scaricato Zeman. Oggi doppio colloquio a Trigoria in cui si temeva il peggio o forse il meglio per alcuni, di fatto è rientrato l'allarme, si continua con Zeman almeno fino alla partita di venerdì contro il Cagliari, una partita che sarà forse da out, parleremo di questo, parleremo di mercato, ci sono tante notizie, parleremo anche di Coppa Italia perché conosciamo il nome della prima finalista, parleremo di tutto questo. Bravi, complimenti, bravi per la finale, bravi. Hai già qualcosa da dire? Parti subito con... No, volevo fare perché... i complimenti per la finale. I complimenti a chi? Come? Ma... No, dillo tu, ti prego, dillo tu. Non ce la faccio. Che partita è stata? Ho sentito un urlo, poi sei caduto in depressione. No, guarda, fermo, va spiegata un attimo. Vai, spiegaci. Per me l'idea, proprio l'idea astratta, a prescindere dai valori tecnici della finale Coppa Italia-Roma-Lazio, a me mi uccide. Emotivamente proprio, non ce la faccio a reggere lo stress. Quindi se tu mi dici tra i due mali quale sceglievi ben eventuale perché dobbiamo fare, c'è una montagna altissima che si chiama Inter da superare, tra Juventus e Lazio chi sceglievi, io avrei scelto Juve, a tal punto che all'atto del gol da Juve sono stato pure contento, nel senso che tra i due mali diciamo che si è sentito negli sceglievo la Juve, no, ma non è neanche bello esultare per il gol di uno o dell'altro, insomma in quel caso è andata così, ormai vivo nel perenne dubbio quanto ci sia di fortuna o quanto ci sia di carattere, insomma, però non, sinceramente ad oggi hai fatto il preambolo di quello che ho visto, sinceramente non è il problema principale le altre squadre, mi permetto di dire c'è stata la risposta di Baldini prima di Bologna, la risposta di Sabatini dopo Bologna, simpaticamente ho assistito, oggi abbiamo avuto il figlio riparatore che chiameremo Roma, nel senso è stato concepito questo nuovo bambino per salvare il matrimonio. Penso che abbiamo vissuto una delle pagine più paradossali. Diciamo che è nata un'epoca Zeman 2.0 e con 2.0 non mi riferisco ai gol subiti dalla Roma da inizio, sì, la media gol quella media. Rubo un minuto, nel senso secondo me abbiamo toccato una delle pagine più paradossali e tristi della storia della Roma e ho perso la fiducia in Baldini e Sabatini perché prima vedo un errore clamoroso di Zeman, ma dopo vederlo dai due dirigenti che dovrebbero condurre questa squadra è ancora peggio di quello che ha fatto Zeman secondo me. Qui ci prendiamo a colpi di microfono, cioè se io ce l'ho con il regista, se ce l'ho con l'editore e tutto, io apro e li attacco in diretta. Teoricamente avrei gradito in maniera molto più simpatica che si prendevano per il collo in maniera privata? Sì, assolutamente. Beh, i panni sporchi si lavano sempre a casa. Sì, fasi fratte, però ho perso totalmente la fiducia. Poi, a prescindere dal discorso tecnico, io non credevo in Zeman e non credo in Zeman. Ma ho sempre fatto un discorso puramente calcistico e tecnico. Ad oggi, purtroppo, mi ritrovo a non parlare più del fattore tecnico calcistico, ma veramente di una farsa, di una buffonata che ho vissuto nella mia squadra, la squadra che amo. Ebbene sì, si parla purtroppo troppo, eccessivamente di altro, di fatti extracalcistici. Secondo te, Marco Cordaro, al quale naturalmente do il benvenuto. Grazie. La partita contro il Cagliari è una partita da aspetta, out. Aspetta, prima di farlo parlare, presento vogliamo un attimo gli ospiti. Presento. Li vuoi presentare tu? Mi presento subito, sono tre ragazzi di cui io calcisticamente a livello di pensiero parlo, siamo tutti romanisti, ma a livello di pensiero, pro, contro, forse contro, Non so minimamente come la pensa, la puntata era organizzata da tanto tempo. Presento Flavio, presento Marco, presento Riccardo, gli do la buonasera e aspettiamo anche la vostra opinione in tutto quello che succede. Allora, tra poco parleremo, rivolgerò, inoltrerò la mia domanda anche a voi e adesso la risposta di Marco. La partita di venerdì è una partita da out-out.
Come vuoi commentare poi questo siparietto che si è creato in casa Roma? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Sicuramente questa partita contro il Cagliari è stata un po' montata come una gara da out-out. Nel senso, basta leggere la classifica per rendersi conto. Quello che poi se ne parlava anche qui nelle ultime settimane. Un problema che nasce dalla società e poi ricade anche sull'allenatore. È inutile essere pro o contro Zeman. A questo punto la figura di Zeman sembra essere un parafulmine nei problemi che in realtà ci sono all'interno della società. Perché anche come è stata gestita questa situazione di Zeman, come dice Danilo, è veramente paradossale. Se un allenatore non ti sta bene, lo esoneri. Forse. Invece aspetti... Forse penso che sia un precedente nella storia del calcio. Aspetti che... Non aspetti le sue dimissioni, e che qui si è atteso che Zeman fosse capace di dare le dimissioni. Marco, mi devi perdonare, aggiungo una cosa a quella che dici nei miei confronti. Io, quando fu il caso di De Rossi, che è stato criticato aspramente sul piano umano, dissi che tecnicamente va giudicato come volete, perché è calcio. Certo. Va rispettato come uomo, lo aggiungo anche oggi per Zeman. Nel esatto. senso che essere trattato... in quella maniera per un uomo da 66 anni forse lo mandiamo via o manni via esatto. o vieni. No, ma qui si parla ovviamente di questioni assolutamente extracalcistiche. Ti ha scavalcato anche il Catania, l'Udinese ti è un punto sotto, siamo quasi ai tre quarti di campionato, hai speso 122 milioni tra l'anno scorso e quest'anno. Tutti devono farsi un esame di coscienza, e se a giugno la situazione è questa, forse tutti dovrebbero fare un passo indietro. Evidentemente c'è... No, lo dissi qualche settimana fa e sembravo un pazzo a dire questo, però in realtà alla fine stiamo vedendo che tutto si sta deteriorando. Beh, purtroppo il verdetto finale è sempre la classifica, quindi rimanderemo questo verdetto a giugno, classifica alla mano, e potremo poi realmente dire chi ha sbagliato e chi ha avuto ragione. Sicuramente, però adesso passiamo la parola a Martina. Alla parte bella. Alla parte bella di questa trasmissione, Martina. Tutti questi brutti che sciavemo, insomma, voglio dire. Ha un importante incarico, quello di dire ai nostri telespettatori quello che è il sondaggio della serata, perché oggi vorremmo in particolar modo coinvolgere il più possibile tutte le persone che ci seguono, in modo tale da capire qual è, che aria si respira anche tra la tifoseria. Allora, aggiungo io che allo stato attuale delle cose, tecnicamente nel calcio si possono discutere i giocatori e l'allenatore. Secondo me oggi bisogna discutere tanto dei dirigenti, quindi, perché poi è facile comunque puntare il dito. Oggi simpaticamente facciamo un simpatico gioco, se mandiamo via Baldini e Sabatini, chi prendiamo come dirigente o comunque come figura cardine della Roma? Ma tu lo sai che l'anno scorso lui ha dovuto scegliere Sabatini, che dicono che è un grande scopritore di talenti, tra Tallo e Icardi ha preso Tallo? Parlo buono. Lanciamo il sondaggio con Martina. Buonasera Martina. Buonasera a tutti. Infatti, come dicevi te, il sondaggio della serata è: chi vorreste al posto di Baldini e Sabatini? Questo è il topic della serata che abbiamo pubblicato su Facebook. Allora, sentiamo. Facebook però non è l'unico modo per contattare la nostra redazione per interagire con noi. Ci abbiamo anche gli SMS, caro Luca, 345 59 91 717. Prima degli ospiti, a cui lascio tutta poi la parte prima della trasmissione, l'opinione vostra è fondamentale perché comunque è voce del popolo. Martina era carica, è arrivata, mi devi far parlare stasera. Martina, hai delle camere alla tua. Vai, è il tuo momento, dici la tua. Ragazzi. Ma no, penso che ormai arrivati a questo punto ci sia poco da dire. Il problema, per quanto mi riguarda personalmente, sta nella società, perché nel momento in cui la società non è competente non puoi pretendere di mandare in campo una squadra che non esiste. Non mi puoi parlare all'inizio campionato di Champions League, di Tricolore, di Europa, quando in campo mi hai parlato in due anni di cose astratte, di progetti che non esistono, perché il continuo cambiare allenatore ogni anno ti porta a ricominciare da capo, da stare da capo a 12 e a non creare niente di conseguenza. Il problema, secondo me, è un... Zeman è solamente un alibi per tutta la società, quando il problema principale sta a monte, che sono loro. La dirigenza, insomma, sì, Martina abbastanza il dente avvelenato. Allora passo a questi ragazzi, poi tra parentesi nella seconda parte racconto quello che fanno, loro vivono di calcio, calcio a livello giovanile, studentesco, sono molto attivi in quello che è comunque l'anima, il vettore del calcio del futuro e dei campioni. I campioni nascono per strada, negli oratori, a scuola.
giocando a pallone, e loro fanno un grosso lavoro a riguardo. Adesso la prima parte la dedichiamo alla situazione Roma. Vostra opinione, non so minimamente come la pensate. Iniziamo da Flavio, pro Zeman contro Zeman, di chi è la colpa? Insomma, non è che te devi per forza. Ti dico una cosa, Fla, io di solito non mi piace fare X, ma mai come stavolta mi sono cadute le braccia per terra, ho visto lo schifo totale. Allora, io, se la mia modesta opinione è che bisognava prendere un allenatore carismatico, dare una mentalità vincente a una squadra che secondo me purtroppo non ha nel DNA la vittoria e la continuità nei risultati. Quindi, anche se la Juve ha vinto tanto negli ultimi 2 anni, da quando si è rifondata, secondo me Conte, che non è un grande allenatore ma un grande motivatore, riesce a tenere i suoi giocatori in pugno, e secondo me Zeman si è trovato in difficoltà nel momento in cui ha dovuto gestire situazioni come quella di De Rossi. Oppure tu pensi, perché adesso andiamo un attimino a analizzare, che sia un limite caratteriale solo di Zeman o, come Zeman ha denunciato, non sia sopportato minimamente dalla società? Nel senso, tu pensi che un allenatore si debba far rispettare da solo, nel senso, tu pensi che Conte sia spalleggiato? No, penso si deve fare amare, è diverso, ecco. Non rispetto. Il rispetto viene dopo, perché un rispetto magari come se fosse un sergente non sarà mai un rispetto. Tu per pensi cui che ci sia un rapporto troppo padre-figlio, padre-padrone tra Zeman e i calciatori? Può darsi. Dipende, però a Zeman dobbiamo l'esplosione, come ha detto Sabatini l'altro giorno in conferenza stampa, l'esplosione di Marquinhos, la continuità di Lamela, e quindi è stato preso secondo me per quello. C'è anche del positivo in questa gestione di Zeman? C'è del positivo, io vedo il colpevole in Sabatini, che non mi ha mai convinto, però ha portato dei giocatori veramente interessanti che potranno essere la colonna portante di questa Roma nel futuro. Passiamo palla a Marco. Allora, intanto mi ricollego a questo punto al discorso che faceva Flavio, perché anch'io come lui penso che uno dei limiti più grandi di Zeman nel gestire la Roma sia il carattere, appunto, di questo allenatore, che io personalmente non avevo conosciuto nella precedente esperienza romana, avendo 20 anni. Ho imparato a conoscere in questi mesi e devo dire che mi trovo alquanto in disaccordo con la gestione dei giocatori e della rosa da parte di Zeman. Riguarda la società? La società, anche lì il discorso, bisogna entrare un po' più a fondo dei semplici nomi Baldini e Sabatini, perché se il management della società, dal punto di vista economico, di politica appunto economica, societaria, iniziano da Pallotta, Zanzi, a Winterling e tutta Zanzi. La Zanzi! Zanzi! Il mitico Zanzi! Te l'hai dimenticato? Un saluto al grande... No, vabbè, grande pure, il grande Zanzi, voglio dire. Salutiamo. Più tusto. In tutto questo però non abbiamo ascoltato né letto nessuna dichiarazione di Zanzi in merito. So che al colloquio di questa sera era presente anche Zanzi in quanto rappresentante della società, però non sono uscite dichiarazioni. Sarebbe curioso sapere qual è la sua opinione in merito. Infatti, appunto, se dal punto di vista di marketing la società mi sta convincendo tantissimo e non mi sta convincendo dal punto di vista appunto sportivo, ragazzi, meravigliosa, mi sentono in sala meravigliosa Martina, che gli faceva ma ti credo, ma solo quello fai, parli di plastici dello stadio, parli di Disney, Pluto, Minnie, Topolino, oggi però è stata annunciata un'altra partnership. Ho capito, Luca, ma non c'è la squadra, non mi ma puoi parlare di progetti, ma che ce faccio io dei progetti? La squadra a livello tecnico parli? No, a livello dell'insieme. A livello tecnico, i giocatori presi individualmente ce l'hai. Ma come vedi un marchio che non è vincente? Capito, ma di che stiamo a parlare? Di cosa stiamo parlando? Cioè di facciamo continuare però Marco. Riccardo è innamorato, secondo me, di Martina, da come la guardavo. Ho visto uno sguardo intenso, profondo. Anche questo capello lungo, modello Bruce Dickinson degli Iron Maiden, chiama tantissimo. Riccardo, può motivare quello sguardo da ghepardo che hai fatto verso la piccola? Io sono già innamorato felicemente di un'altra ragazza. Che salutiamo, il nome e ci viene a dirlo pubblicamente. Ciao Serena, ciao Serena. E lo sguardo era più che altro dovuto a un pensiero completamente opposto da quello di Martina, e la stavo fulminando con il mio sguardo da capello lungo. E qual motivo, è il tuo, qual motivo, è il tuo motivo di questo dissenso fortissimo? Innanzitutto un saluto a voi in studio e a chi ci segue. Grazie, Ricco. Mi sembra giusto. Ma io penso che la società stia svolgendo un grande lavoro
dal punto di vista dell'immagine, del marchio e di tutto un assetto che è il dietro le quinte della società. Dare le colpe a uno, a due o a tre persone, parlo di Sabatini, Baldini e Zeman, sarebbe banalissimo. Si sono commessi degli errori, dei grandi errori, e su questi errori bisogna ragionare. Gli errori più gravi sono stati fatti sul calciomercato. Sono due anni ormai che non abbiamo dei terzini seri, secondo me, e non abbiamo un... Piris non ride mai. Piris non dovrebbe mai ridere, perché c'è poco, anche se ha fatto bene l'ultima parte. Piris, no, Piris è stato un acquisto discreto, come tanti acquisti che secondo sono stati fatti. Sta facendo il massimo, sta dando tanto. Ma non sta facendo neanche il massimo, male. Purtroppo, delle sue possibilità, che non sono delle grandissime cose. Insomma, se io penso alla Roma di Zeman di 13 anni fa, e faccio il paragone con i terzini che avevamo, i terzini che abbiamo adesso. Candela e Cafu nascono ogni 100 anni. Sì, però, ma ci sono grandi analogie rispetto a quella Roma, dove lui aveva avallato Pivotto, Dal Moro, Servidei, Gomez, Scapolo. Poi Candelà ad esempio era arrivato prima di Zeman, era arrivato 6 mesi prima insieme a Tetrazze. Ottavio Bianchi Candelà, esatto. No, dal e lui addirittura Carlos, lui addirittura aveva preferito Tetrazze a Candelà, e alla fine lì la società comunque aveva spiegato che quei 6 mesi Candelà li aveva fatti bene, di dargli un'altra chance. Allora, cioè, mi stai dicendo che si sta ripercorrendo... Ma sono le stesse, anche in quel caso la società... Facciamo finire Riccardo un attimo, mi sembrava molto, molto... con le idee chiare. Beh, qua nominiamo molto Zeman, ma Zeman lo conoscevamo tutti e lo conosciamo tutti. Se noi andiamo a rivedere la stagione del 97-98, del 98-99, rivediamo delle grandi analogie. Una Roma che vinceva 6-2 con Napoli e che perdeva con l'Udinese per 4 gol subiti. Zeman è questo. Zeman ha bisogno di giovani, ma ha bisogno anche di concretezza. Questa Roma non ne ha, e questa Roma deve assolutamente rifarsi, ma non dal tutto, non di tutto. La Roma deve ripartire dagli errori che ha commesso, e non è da buttare questa società. Dici, non è completamente da buttare. L'ossatura della squadra c'è per il futuro. Tu vedi una struttura dalla quale ripartire. Assolutamente. Noi abbiamo dei grandissimi campioni, giovani campioni, tra cui Florenzi, Marquinhos, Pjanic, Lamela, che possono essere un tesoro per i prossimi minimo 5 anni. Se non ce le... se recupera, mettici pure Dodò, che è giocatore. Dodò, per quello che ha fatto vedere, quando è entrato in campo, ha fatto bene per l'infortunio che ha subito. Dodò è una buona speranza, però non possiamo ancora giudicarlo al 100%, perché di partite dal primo al 90° minuto non ne ha fatte. Avete detto che non ci capiva niente, che era sereno, tranquillo, avete portato così, moggio, tranquillo, Daniele, questo spacca, Sì, però parliamo sempre di sé, di ma, di concreto in realtà non c'è nulla. Martina, contributi da Facebook nel frattempo? Allora, qui ci scrivono stai a chattare i matti, non si fa così. Stai a rispondere a tutti i fans. In bacheca innanzitutto scrivono via Zeman, cioè di mandarlo via proprio dalla panchina della Roma. Adesso abbiamo il sondaggio. Già a partire da adesso, quindi non aspetterebbero adesso. Giugno. Allora, Massimo Arcero dice: mi tengo Baldini e vorrei Lucchesi al posto di Sabatini. Gigi Baggeri: se ci fosse un proprietario individuale, se ci fosse il proprietario che davvero mette soldi per la Roma, Baldini già sarebbe un ex dirigente della Roma. C'è anche chi dice Emanuele Casale, Bigon e Marino, e Gianluca Splendori dice Moggi addirittura. Sai, in questi giorni, sono 3 giorni che si sta a parlare tutto, prendo spunto da quello che dice il nostro ascoltatore. Stavo a pensare ai Sensi, e Franco Sensi, quando decide di fare una grande Roma, e ringraziamo quel giorno che ha deciso di fare una grande Roma, manda via Zeman e prende Capello, fa una campagna acquisti sontuosa, anche grazie all'entrata e tutto quanto, e manda via Zeman. Pensa alle parole di Rossella Sensi, che ritengo, è un tipo di presidente che non ho amato appieno, però la ritengo una persona intelligentissima e furbissima. E gli è stato chiesto pochi mesi fa se avrebbe preso Zeman, e ha detto che non l'avrebbe preso. Altrettanto mi chiedo però se allo stato attuale c'era un presidente energico presente come Franco Sensi, ma con Baldini e Sabatini che avrebbe fatto? Questa è davvero una bella domanda. Io penso che assodato magari l'idea Zeman non è stata associata dalla precedente gestione a una grande Roma, nel senso che loro, quando hanno voluto fare il salto di qualità, sono andati su Fabio Capello, dandogli anche una squadra suntuosa, per carità. E
Però mi chiedo, con certi dirigenti forse Franco Sensi avrebbe strillato. Beh, Franco Sensi non avrebbe di sicuro mandato a dire, cioè io mi immagino Franco Sensi gli avrebbe dato un calcio nel sedere a tutti e due, l'avrebbe mandati via. Che cazzo state a fare, avrebbe detto. Sì, però qual è il problema di questa Roma? L'allenatore, la dirigenza, dov'è il problema però di questa Luca, Roma? Anche a dicembre, ma sai che te dico, pure Ciarapico gli avrebbe cantato, pure Ciarapico avrebbe detto. Pallotta comunque l'ha detto a dicembre, quando comunque aveva parlato dell'incedibilità di De Rossi: se non arriveremo terzi mi farò sentire. Quindi evidentemente magari non sarà in modo plateale come può essere adesso, però non credo che passi inosservato. Poi si parlava prima dei giocatori, no? Degli errori sono stati fatti, dove bisogna ripartire, giustissimo. Però in realtà io questa base di giocatori, futuri campioni, non è che la vedo tantissimo. Per esempio Lamela, che sicuramente ha fatto 10 gol, però no, andiamo a vedere le partite di Lamela. Quante partite veramente buone ha fatto, a parte i gol? Cioè un mese e mezzo e questo ragazzo non gioca più. Da quando è rientrato effettivamente non sta facendo vedere le cose. Ma anche la prima parte del campionato non aveva fatto niente. Io per esempio Roma-Milan ha fatto 2 gol, ma solo 2 gol ha fatto. Ma se tu mi dici che una stagione bisogna essere valutata dai risultati che porta, il discorso in questo caso è lo stesso. Se Lamela segna 10 gol, per lui parlano le statistiche, non parla più. Però attenzione, quanti gol di Lamela hanno influito sul risultato finale? Ma tu in una classifica di capocannonieri guardi quanto hanno influito i gol o guardi quanti gol hanno realizzato? Vedo quanti gol ha fatto e quella squadra come si è piazzata. Siamo usciti da un discorso, secondo me, dal filone principale, che adesso più che i giocatori singoli. Ma voi di questa prosecuzione del continuare con Zeman approvate questa linea societaria che è stata scelta oggi o no? Premetto, rispondo subito io, secondo me è stato giusto, nel senso che cambiare allenatore adesso non so quanto avrebbe apportato. Giusto, cambiare in corsa non porta mai delle buone conseguenze. Se tu sfiduci un allenatore in pubblico, non puoi tenerlo. L'ha delegittimato, allora, per carità. Alla che lo tieni a fare. Delegittimato, però ti dico, per la mia idea di calcio, mandare via Zeman. Allora, questo è un grande problema di comunicazione e di rapporti interni. Quella è la cosa perché ridicola, non ci si Marco. Può presentare, dai, non ci si può presentare in conferenza stampa il sabato e dire certe cose, attaccare direttamente la dirigenza. Anche se uno pensa una cosa del genere, non lo può dire pubblicamente. Altrettanto sbagliato, se non più grave, l'atteggiamento di Sabatini, che di fatto lunedì scarica Zeman, invita Zeman alle dimissioni. Questo è un siparietto che danneggia la Roma, danneggia il marchio Roma e ridicolizza la squadra e la società stessa nei confronti di tutto il calcio. Flavio, cioè è una cosa inaccettabile. È giusto quello che è stato deciso, però bisognava farlo con più discrezione e quindi appunto mantenere segreta questa voglia, comunque che si stava pensando di esonerare il tecnico. Lavarsi appunto i panni sporchi in casa, come stavamo dicendo. Marco, secondo te è giusto proseguire questo? È giusto secondo me proseguire? O assurdo? E a questo punto valorizzare i giovani e dare la possibilità a Zeman di giocarsi fino in fondo le sue chance. Però è giusto, è stato anche giusto porgli una serie di paletti, come possono essere la comunicazione interna e con i giocatori, può essere la fase difensiva. E però non mi è piaciuto assolutamente il modo. E c'è una frase di Sabatini che penso è sfuggita a tantissimi oggi, che nell'intervista appunto post riunioni ha detto che il discorso esonero è stato solamente rimandato a dopo la partita, in quanto appunto la partita era molto vicina e non c'era tempo. Io dico solo una cosa, a un uomo di 66 anni che io non avrei mai preso come allenatore della Roma, premetto questo, ma al giorno d'oggi prendelo e imporgli determinati discorsi è abbastanza assurdo. Ragazzi, io la vedo una cosa tristissima. Danilo, sinceramente Danilo, cosa... devo fermarti perché prima di sentire l'opinione di Riccardo dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità, dopo rientriamo e continuiamo la nostra discussione.